Amici di Volon Vrijt, ben ritrovati. Siamo qui con il vice allenatore della nostra nazionale italiana di parahockey su ghiaccio, Mirko Bianchi, sempre al torneo qui al Palatazzoli. Come figura professionale è un onore grandissimo averlo qui a fianco a noi. Mirko, quanto questa vittoria incide sul morale dei ragazzi? Beh, grazie mille intanto per questo preambolo. Sicuramente è una vittoria che incide, perché era da tanto che non giocavamo a livello internazionale, praticamente dalle ultime Paralimpiadi di Pyeongchang, ed è la prima volta che riusciamo a inserire un gruppo di ragazzi un po' più giovani all'interno della squadra, e quindi bisognava un attimino riprendere determinate dinamiche. Non è mai facile staccare dal campionato italiano, che purtroppo in Italia ha un livello molto basso, e rientrare subito in una mentalità internazionale, dove il livello è decisamente più alto, hai molto meno tempo per fare le cose, devi avvelocizzare, devi cambiare completamente la mentalità. Quindi il primo giorno si sa sempre che è un giorno molto difficile di gioco. Sicuramente oggi qualcosa è iniziato ad andare un po' meglio, anche se anche ieri la partita non possiamo dire che sia andata male, nonostante il risultato, e sono sicuro che questa vittoria darà sicuramente un po' più di morale ai ragazzi, anche quelli un po' più giovani, che hanno un po' meno esperienza a livello internazionale, ma dà sicuramente un po' di morale, un po' di grinta in più a tutto il gruppo. E invece quali sono stati i miglioramenti che sei riuscito a notare in questa partita, soprattutto a riguardo dei giovani? No, i giovani piano piano si stanno inserendo sempre meglio all'interno del gruppo, hanno bisogno sicuramente di un po' di tempo e hanno bisogno soprattutto di esperienza. L'esperienza te la fai giocando, e purtroppo trovare partite con altre nazionali con cui giocare non è mai facile, perché purtroppo non siamo solo noi ad avere magari qualche difficoltà a giocare con gli altri, ma anche altre nazioni sono in difficoltà, e quindi loro hanno bisogno di vedere tanto, sia i veterani giocare per imparare guardando, e sia a sperimentare su loro stessi determinate situazioni e crearsi appunto un bagaglio che gli servirà poi più avanti. E a proposito dei veterani, quanto il loro ruolo di leadership sta crescendo in questi giorni del torneo? Sicuramente la leadership che devono prendere i ragazzi appunto un po' più vecchiotti del gruppo, devono prenderla e devono imparare anche loro a fare questo passo. Sicuramente stanno iniziando a dare un grosso aiuto ai ragazzi, e sono sicuro che man mano riusciranno a trovare una bella sintonia, anche se il gruppo è veramente un bel gruppo e si lavora bene, tutti quanti danno veramente il 100% in tante situazioni. Grazie mille, Mirko.